Bentornati in questo video. La volta scorsa vi ho lasciato con una testimonianza in corso, una persona che mi aveva fatto del torto. Ho spiegato in qualche modo i dettagli, ma non sono entrato per delicatezza nei dettagli, però ho permesso l'odio di interagire nella mia vita. Quindi, quanto stavo dicendo la volta scorsa, quella persona è morta e io mi rifiutai pure di andare al suo funerale. Come dire, tante volte si dice si è bisticciati, però quando si è di fronte alla morte si diventa più riflessivi e si sorvolano certe cose. Ma non fu così per me, perché la mia condizione ormai era veramente non in armonia con Dio. Non permisi a Dio neanche la minima comprensione. Non riflettevo in quel momento, l'odio non mi permetteva in quel momento di riflettere che Dio mi aveva perdonato un peccato così grande che non c'erano altri modi come averlo perdonato. Solo Dio nel suo immenso amore per mezzo di Gesù Cristo. E io in quel momento dimenticai. La mia mente si, come dire, si è resettata. La mia mente diventò come se non avesse nessuna informazione delle cose di Dio. E le conseguenze poi io li vidi successivamente. Non fui benedetto nel lavoro. Cioè, io prima lavoravo, avevo un'attività in proprio, quindi avevo dei clienti. Improvvisamente io persi tutti i clienti. Mi trovai senza lavoro. Dovevo pagare le tasse allo Stato, non potevo neanche pagarle. E mi sono pure indebitato con le tasse, ma non riuscivo a comprendere che, essendo io nelle condizioni di non avere comunione con Dio, non potevo essere benedetto da Dio. Ho avuto problemi anche a livello fisico. Soffrivo di pressione un giorno sì e l'altro pure. Portavo, e parliamo l'età di 25, 26 anni, quindi ancora giovanissimo. Portavo la pressione alta oltre 160, 170. Addirittura una volta ho dovuto far correre mia moglie in farmacia perché stavo rischiando quasi un collasso. La pressione arrivò fino a 200. Avevo tanti disturbi fisici perché, vedete, l'odio porta anche a questo. Crea dei disturbi spirituali, fisici, psicologici. L'odio è una brutta bestia. Eppure, nonostante questo, stavo male fisicamente, stavo male spiritualmente, non stavo vivendo nella benedizione di Dio neanche nel lavoro, ma ero chiuso nel mio guscio, nella
permettetemi di dire, nella mia cocciutaggine di non arrendermi a Dio e chiedere perdono a Dio per la posizione che avevo assunto in modo sbagliato, in contrasto con la parola di Dio, con la volontà di Dio. E vi dico una cosa, se in quei momenti i miei occhi sarebbero stati chiusi per sempre, non c'erano canzoni che ho cantato nel passato che mi potevano salvare dall'inverno, me ne sarei andato direttamente, avrei fatto un bel scivolone giù, perché io stavo vivendo nella morte. Chi non ama il proprio fratello rimane nella morte, nella separazione con Dio. Io in quel momento stavo vivendo una separazione nella presenza di Dio. Sì, ma frequentavo la chiesa, non ha importanza. Non stavo offrendo l'offerta che Dio voleva da me. Io stavo vivendo una vita di omicidio e addirittura dice, come ho letto la volta scorsa, lo rileggo di nuovo, il primo Giovanni capitolo 3 versetto 15: e voi sapete che nessun omicida ha la vita eterna dimorante in sé. Io non stavo avendo la vita eterna dimorante in me. E se i miei occhi si sarebbero chiusi in quei momenti, non sarei passato nella parte migliore, ma nella parte peggiore per l'eternità. Tutte quelle volte che io mi ricordo questo episodio, che l'ho raccontato anche in privato a delle persone, dico: Signore, ti ringrazio perché sei stato misericordioso nei miei confronti anche in quel periodo. Quando stavo vivendo nella morte, nella separazione, non ero veramente nella tua presenza, il mio corpo era in una comunità, il mio corpo era quello che cantava, la mia gola che cantava quel canto del Salmo 51 e tante altre canzoni. Ma non ero in comunione con Dio. Sapete che i bugiardi non possono ereditare il regno dei cieli? E io ero un bugiardo, perché dicevo di amare Dio, ma non ho amato. Io ho pronunciato delle parole che hanno avuto una svolta pesante nella mia vita, quando dissi: digli a questa persona che non ci sarà per lui perdono neppure dopo 20 anni dalla sua morte. Io con la mia bocca pronunciai la morte della mia vita. E grazie alla misericordia di Dio. Se io ti sto raccontando questa esperienza è perché desidero che tu in questo momento possa svegliarti, se stai vivendo questi momenti. Qualunque sia il male che tu hai ricevuto dal tuo prossimo, hai bisogno di fare la volontà di Dio. O fai la volontà di Dio o la volontà di un altro.
di un altro. Se fai la volontà di Dio, starai bene, prospererai, Dio ti benedirà. Ma se tu farai la volontà di quell'altro che prende possesso della tua mente e non ti fa stare più in comunione con Dio, per te sono guai eterne. Io avevo già pregustato l'inverno. Io mi ricordo una notte ebbe un incubo. Proprio una di quelle notti, come se mi trovassi in una caverna buia, un buio con un rosso scuro, una caverna che faceva paura, terrore. Mi svegliai dal terrore, dalla paura. Vivevo anche questi incubi. Perché non stavo vivendo nella presenza di Dio. Eppure puntualmente vi ricordo che io frequentavo la comunità, cantando e suonando. Oh, Eliseo che cantava delle lodi a Dio. Ma dentro di me non c'era comunione con Dio. Tra me e Dio c'era una grande roccia che ci impediva di comunicare. Addirittura come il titolo di un libro che dice Il cielo di rame. C'era un cielo di rame. Tra me e Dio non potevo comunicare. Dio voleva comunicare con me, ma non riuscivo a sentire più la voce di Dio. Non è che Dio chiude i contatti con il peccatore. Dio continua a dire: ravvediti, ravvediti, fai la mia volontà. Ma se il peccatore non ascolta o si rifiuta di ascoltare, perché chiuso nella sua mentalità, Dio non può forzare la volontà. Quindi ho detto che tutto stava andando a rotoli, di male in peggio. Ovunque io mettevo mani per poter, anche nel mondo del lavoro, una dritta non mi andava. Tutto male. Ma non riuscivo a capire. Avevo delle reazioni veramente terribili. Mia mamma mi diceva: ma Eliseo, tu non puoi vivere in questo modo. Mamma, ti sei dimenticato quello che io ho subito? No, so quello che hai subito, ma Gesù ha subito più di te. Oh, mia moglie una volta scusate, gli dette ragione a mia mamma, dopo che io la rimproverai duramente. Eravamo fuori in auto, stavamo passeggiando con il nostro bambino ancora, il nostro primogenito, nato da 6 mesi, un anno circa. E mia moglie mi diceva: guarda che tua mamma ha ragione, non puoi vivere così, mamma mia. In modo furioso accompagnai mia moglie a casa, la lasciai davanti alla porta e me ne andai arrabbiato. Mancai per 2, 3 ore, non mi ricordo quanto. E lasciai mia moglie. E dovevamo passeggiare. Ero arrabbiato. Dopo 2 ore, 3 ore ritornai a casa. Dovevo ritornare un po', dopo aver scaricato un po' la mia tensione. Un po' più calmo, niente col muso lungo. Era un sabato sera. Però l'indomani ero in chiesa.
Domenica sera ero in chiesa a cantare e a suonare lì davanti. Da autentico morto spirituale, da autentico omicida e da autentico bugiardo. E non mi accorgevo che non stavo vivendo nella benedizione o nella benedizione o nelle benedizioni di Dio. Stavo male fisicamente, moralmente, economicamente. Tutto andava male. Un giorno mia moglie, e siamo all'inizio degli anni 90, mia moglie mi disse: sai, ci sono molte famiglie della nostra comunità che vogliono andare in un ritiro spirituale, cito anche il posto, Rocella Ionica. Desidero che possiamo andarci, ci rilasseremo fisicamente, abbiamo il mare vicino, un bel mare in quella zona, e anche spiritualmente. Ma di che si tratta? Tu sai, no, dice, io non so nulla, e mia moglie sinceramente non sapeva nulla, è la prima volta che ci andiamo, quindi non so nulla, ma neanche gli organizzatori sanno. E ho detto: ma niente, non vado da nessuna parte, ero chiuso dentro di me. Mia moglie ci restò male, però si mise a pregare, perché lei conosceva il mio stato d'animo, conosceva anche la nostra situazione, che una cosa dritta non ci andava, pensate un po'. Non so come, ma dentro di me sentì di andarci. Disse a mia moglie: andiamo. Quindi fu tutto organizzato, diverse famiglie, siamo stati lì. Non sapevamo come si svolgevano queste riunioni, non sapevamo nulla. Iniziò la prima sessione il lunedì, che siamo arrivati lì di domenica. Guarda caso, il pastore di quell'epoca, oggi è col Signore, il pastore di quella comunità, cominciò a fare un seminario sul perdono. Il primo giorno parlò, trasmise veramente degli insegnamenti eccellenti, bellissimi, ma non successe nulla. Il secondo giorno la stessa cosa, non successe nulla, fino a che arrivò l'ultimo giorno e lì successe qualcosa. Ora non so se chi mi ascolta, tu che mi ascolti, se tu hai mai visto come a volte rompono nelle cave di pietra, come vanno a rompere certe rocce. Le rocce li rompono quando fanno dei fori, diversi fori, nei punti più deboli della roccia. Così poi alla fine mettono delle dinamite dentro quei fori e fanno saltare la roccia. Ora il mio cuore era torniato da questa roccia impermeabile che non mi permetteva nulla di ricevere da Dio. Ero insensibile. Devo correre, che il tempo vedo che è già sta andando alla fine, non vorrei lasciare questo argomento in aria. Alla fine successe che il primo giorno, il secondo giorno, il terzo giorno e così via, sono stati fatti dei fori in quella roccia che attorniava il mio cuore.
Ma l'ultimo giorno lo Spirito Santo mise una forte carica di dinamite in quei fori dove ha indebolito quella roccia. E io proprio in quel momento vidi il mio cuore, spiritualmente parlando, polverizzarsi. Quella roccia che era attorno al mio cuore si polverizzò. E subito rientrai in me, dopo diversi anni, rientrai in me. Lo Spirito Santo mi fece ricordare quella espressione che io dissi: non ci sarà perdono neppure dopo 20 anni morto. E quando lo Spirito Santo mi fece ricordare questo, io piansi, piansi di dolore. Fu un pianto di dolore, ma nello stesso tempo, grazie a Dio, un pianto di liberazione. E proprio in quel momento cominciai a chiedere perdono a Dio: perdonami, oh Padre, perché non ho saputo perdonare e voglio sciogliere ogni espressione che ho detto verso quell'uomo, e anche se non c'è più fisicamente, io voglio perdonarlo, lo perdono, non voglio più che possa essere effettivo quella espressione che io ho fatta. Voglio perdonare perché voglio ricevere il tuo perdono. E mi sono proposto, all'epoca non c'erano i telefonini, non c'erano SMS, non c'era niente, funzionava solo la carta scritta. Mi sono proposto di scrivere un'unica lettera e la mandai a quelle persone che avevo odio anche verso di loro, perché si sono prestati per una falsa testimonianza. Ho raccontato quella che è stata la mia esperienza e ho scritto: non c'ho più nessun odio verso di voi. Vi perdono perché voglio vivere nel perdono di Dio, nelle benedizioni di Dio. Gloria a Dio. E lo dico ancora a distanza di anni, da oltre 30 anni, sono già quasi 35 anni, da quando è successo questo. Gloria a Dio. Dio ha avuto misericordia di me. Dio ha misericordia anche di te. Se tu stai vivendo nel tuo dolore, che questo dolore ti ha creato questa montagna di odio, questa montagna che è diventata come la pietra, in questo momento Dio, attraverso la mia testimonianza, vuole toccare il tuo cuore. Ti sta chiamando per nome, ti sta dicendo: guarda che io voglio fare quello che ho fatto nel cuore di Eliseo, la liberazione. Io da quel momento ho potuto constatare che non ho più da allora, da circa 35 anni, che non soffro più pressione alta. Avevo altri disturbi fisici, non avverto più nessun disturbo. E ho cominciato a vedere la benedizione di Dio nella mia vita, in tutte le aree della mia vita, fino ad oggi che vivo nelle benedizioni di Dio. Ma mi sento veramente oggi appagato delle benedizioni di Dio. E quando io mi trovo davanti alla situazione, dico: Signore, no, 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 non permetto, non permetto, io voglio perdonare. Mi sono capitate altre occasioni di persone che mi hanno fatto del torto. Ho detto: no, questa volta no. Io predispongo il mio perdono per quella persona, sono pronto ad abbracciarla. Mi è successo in una circostanza che ho predisposto questo perdono, e quella persona, dopo un po' di tempo, quando si ravvide, venne da me, mi ha chiesto: Eliseo, se poi per non gli fece finire nel
neppure se mi puoi perdonare che io abbracciai quella persona. Basta, non mi basta questo. Ti apprezzo, ti voglio bene. Perché mio cuore già era disposto. Non volevo fare la stessa esperienza che feci alla fine degli anni Ottanta. Sapete, nonostante le esperienze che facciamo con Dio, il diavolo ci prova a crearti delle situazioni. Circa 10 anni fa mi è successo una persona senza alcun motivo, mi colpì alle spalle, non ebbe neanche la possibilità di reagire, di difendermi. Benedetta di santa ragione, perché io persi i sensi, non capì più niente, mi attaccò alle spalle, ma senza capire il motivo. Sapete come il diavolo cominciò a combattere la mia mente? Già c'erano pensieri non sani nei confronti di quella persona, di quello che io volevo fare a quella persona, di aspettarlo davanti a casa. Ho detto: nel nome di Gesù non permetto più questa esperienza. Me li sono presi, va bene, perdono questa persona, la perdono, non voglio compromettere la mia vita, non voglio giocarmi la vita eterna e voglio essere una testimonianza anche per i miei figli. Perché se io combino una sciocchezza del genere, sì, ho ragione moralmente, perché tu che mi colpisci alle spalle senza alcun motivo, ma se io combino poi un danno a quella persona, io sto disonorando Dio, ma non sto dando neanche testimonianza ai miei figli e alle persone che mi circondano. Ora gli attacchi ci sono, ma dobbiamo resistere. O piacciamo a Dio o piacciamo a un altro. Per quanto mi riguarda, io voglio piacere a Dio. È il mio desiderio che in questo momento, se tu vivi in una situazione di odio perché non riesci a perdonare, hai ricevuto male, è comprensibile, umanamente parlando. Non puoi vivere lontano da Dio. Ti ripeto, se tu non riesci a perdonare o se tu non vuoi perdonare, tu rischi di giocarti, come ho rischiato pure io, di giocarti la vita eterna. Già su questa terra sei spiritualmente morto, separato da Dio. Sei un omicida, e addirittura chi omicida non ha la vita eterna dimorante. Tu sei senza vita eterna in te. Lo dice l'Apostolo Giovanni. E sei un bugiardo, e Dio con i bugiardi non vuole avere nulla a che fare. Dio con la bugia non vuole avere nulla a che fare. Perché stiamo facendo bugiardo Dio dal momento in cui diciamo: io amo Dio, sì, ma non riesco a perdonare quella persona. Ma Dio è amore. E se Dio è amore, io devo essere amore. Devo essere il riflesso dell'amore di Dio. Se non riesco a essere un riflesso dell'amore di Dio, sono un riflesso di qualcun altro. È chiaro. A chi vuoi piacere tu? E questa domanda, con questa domanda voglio chiudere. A chi vuoi piacere tu? Brevemente voglio pregare per te. Signore, questa persona che sta ascoltando, se si trova in questo momento nella situazione come mi sono trovato io, ti chiedo che tu possa fare lo stesso trattamento che hai fatto nel mio cuore, di frantumare quella roccia che attorno alla sua mente e al suo cuore, che non gli permette di perdonare. Non permettere, Signore, che questa persona che sta ascoltando, se si trova nelle stesse situazioni come mi sono trovato io, che
che possa perdere la salvezza. Proclamo liberazione in questo momento, in questa persona, nel nome di Gesù. Amen. Con questa testimonianza ho concluso. Ti auguro buona riflessione e che Dio possa continuare a benedire la tua vita, se glielo permetterai. Ciao, un arrivederci al prossimo video. Grazie per aver guardato questo video. Se per te è stato di aiuto, ti invitiamo a condividerlo con altri tuoi amici. Puoi registrarti in questo canale per ricevere aggiornamenti ogni volta che verrà pubblicato il nuovo video. Arrivederci.